Non posso dire che ci sono proprio stati elementi che mi avessero dato tanto pensiero. Lei a volte era molto fredda. Mi ricordo una gara dove io non gli avevo detto che venivo. Era una sorpresa. E quando mi ha visto, quasi non mi ha salutato. Come se io disturbassi un po' la sua routine. Ci sono momenti dove si creano situazioni di stress che non sono semplici da gestire. Una volta sono andato a Torino a vedere la Carolina che aveva uno spettacolo. E dopo lo spettacolo in autostrada mi dovevo fermare. Sudavo freddo, mi sono fermato a una sosta e ho rimesso non avendo mangiato niente. E io ho capito che ero in una situazione assurda. Mi sono detto, dovrei cambiare qualcosa. Ma il pensiero è sempre stato, dovrei cambiare qualcosa per andare avanti con i miei allenamenti. Non per stare meglio, per ritrovare un po' il mio equilibrio. No, devo trovare la maniera per restare atleta.